Un saluto amici della rete. Qual è la parola più trend del momento? Questa parola è asintomatico. Cosa significa asintomatico? Il vocabolario Treccani lo definisce come in medicina che non presenta sintomi, malattia che decorre in modo asintomatico. Quindi l'asintomatico è o una persona che non ha sintomi o una malattia che non dà sintomi. Ma l'asintomatico è malato? L'asintomatico deve curarsi? Per rispondere a questi dubbi vediamo innanzitutto come una persona può non avere sintomi e quindi essere asintomatico. Quando è che si applica l'aggettivo asintomatico ad una persona? Quando a quella persona non vengono trovati dei sintomi di una data patologia, che un test ha dato invece come positivo. Quindi, ad esempio, la ricerca di un dato elemento riconosciuto dannoso per il corpo umano ha dato esito positivo, quindi il patogeno è presente all'interno del corpo della persona, ma la persona non ha i sintomi caratteristici che l'elemento patogenico causa usualmente se presente nel corpo. Quindi nel caso di una persona sana, in salute, e quindi senza alcuna patologia, non si usa l'aggettivo asintomatico perché l'asintomatico indica che non si hanno i sintomi di una specifica malattia. Quindi se sono sano non sono asintomatico, sono sano e basta. Un primo caso in cui si usa l'aggettivo asintomatico è quando la persona, benché infetta da un patogeno, non ha ancora i sintomi associati, ma li avrà in futuro. Ossia, ho scoperto la malattia prima che i danni prodotti dal patogeno inizino a produrre danni visibili. In questo caso, in realtà, più che asintomatico, si parla di pre-sintomatico. Non ho i sintomi, ma li avrò. Di solito questa è una constatazione a posteriori, per cui il paziente nel momento in cui inizia ad avere sintomi si definisce che prima il paziente era preasintomatico. Nella fase presintomatica il paziente sta incubando la malattia. Il patogeno c'è, ha iniziato a fare danni che però non danno ancora segni visibili al paziente. Un secondo caso è invece il postsintomatico, cioè una persona che è stata ammalata, ha avuto i sintomi, sta guarendo e ora non ha più i sintomi. È asintomatico, ma il patogeno è ancora presente. Insomma, la persona sta vincendo la guerra, però la sta ancora combattendo. L'ultimo caso è una persona che ha l'agente patogeno, ma non ha sviluppato né svilupperà sintomi. Il patogeno a un certo punto scompare? Bene, la persona ha fatto una malattia asintomatica, totalmente. Il patogeno resta per sempre o per lungo tempo, allora forse prima o poi qualche guaio lo produce. A questo punto che abbiamo chiarito questi concetti, vediamo qualche esempio. No, non vi parlerò del Covid, ma di patologie più di uso comune. Tanto una volta capito come funziona l'asintomatico, poi potete applicare questa conoscenza a tutte le patologie, Covid compreso. Nel primo esempio parleremo di Mary Mellon. Mary Mellon, o come venne chiamata in seguito, Tifoid Mary, Maria Tifoide. Maria faceva la cuoca nella New York vittoriana di fine XVIII secolo ed era in perfetta salute, almeno esternamente. Purtroppo, per lei e per altri, aveva una malattia asintomatica, la febbre tifoide, malattia associata alla salmonella enterica. La salmonella viveva dentro Mary, ma non le causava alcun problema. Purtroppo con il suo lavoro di cuoca riuscì a contagiare fino a 50 persone, tra cui alcune che morirono prima di essere riconosciuta come la causa di questi contagi. E visto che lei si sentiva in perfetta salute, convinta di essere vessata dalla legge, si rifiutò di smettere di lavorare, per cui furono costretti ad arrestarla e a metterla in quarantena. Bene, l'abbiamo trovata. Mary Mellon? Voi chi siete? Ispettore Spade, Dipartimento Sanità. Miss Robertson del Knickerbocker e l'agente Finney Sears. Non è la mia cucina, mi hanno assunta da 3 giorni. Parlate con Miss Nisbet. Noi vorremmo parlare con lei, Miss Mellon. Cosa volete? Lei è la Mary Mellon che ha lavorato dagli Emming? Sì. E prima di allora ha lavorato anche presso gli Abbott a Oyster Bay, presso i Brown, gli Haldeman, il Bedford Hotel e il Selwyn Arms? Perché? A parer nostro, Miss Mellon, lei può aver infettato quelle famiglie e altre con la febbre tifoide. Tifoide? Questa è una follia o il tifo, secondo voi? No, ad ogni modo... Abbiamo almeno una dozzina di infettati e molti sono già nel seno di Abramo, mi spiego? Lo sa cosa hanno in comune? Le sue luride mani. Dovrà venire con noi al Nick e darci urina, saliva e feci per le analisi.
Io non vengo da nessuna parte. Sto lavorando, devo sfamare i ragazzi. Non con la sua cucina, questo non è un invito. Se non vuole venire, la gente Circe la costringerà a obbedire. La prego, signora, rendiamo le cose più semplici. Vuole la mia saliva? Eccola! Le altre due non verranno così in fretta! Fermi quella puttana! Dopo 3 anni fu rilasciata, con la promessa di non fare più la cuoca, perché ai tempi non esisteva una cura, per cui Mary continuava comunque ad essere una portatrice sana. Qualche anno dopo, avvenne un'improvvisa epidemia di tifo in un ospedale di New York e si scoprì che la descrizione della cuoca dell'ospedale corrispondeva a Mary Mellon, che nel frattempo era scappata. Trovata, questa volta fu arrestata e rimase in prigione fino al giorno della sua morte. Morte causata da un ictus, quindi dimostrazione che la salmonella non fu causa della sua morte, ma purtroppo fu causa di molti che la ebbero le proprie dipendenze. La seconda malattia di cui parliamo è l'HIV, il virus dell'AIDS, la sindrome da immunodeficienza acquisita. Come si sa, nel momento in cui il virus entra nel nostro corpo, inizia ad attaccare i linfociti, i componenti fondamentali del nostro sistema immunitario. Il numero relativamente alto di linfociti fa sì che prima che ci siano sintomi visibili, infezioni o altro, perché il virus dell'HIV ne ha distrutti un numero considerevole, passano diversi anni. E in tutti questi anni la persona non ha sintomi, sembra stare bene, è asintomatico, o meglio, pre-sintomatico, dove la fase pre è sufficientemente lunga da non far capire all'inizio da dove venisse questa patologia. Come si chiama una persona con l'HIV ma asintomatica? Si chiama sieropositiva, ossia positiva ad un test sierologico per il virus dell'HIV, ma non ha sintomi. Nel momento in cui si iniziano ad avere i primi sintomi caratteristici, la persona passa da sieropositiva a AIDS conclamato. Ma nella fase sieropositiva, asintomatica, è ammalato? Certo che è ammalato. Può infettare altre persone? Certo, ed è il brutto dell'HIV, che se non scopro di essere ammalato per altri motivi, per altra via, con un test sierologico ad esempio, rischio di infettare altre persone per anni. Mi devo curare anche se sono asintomatico? Certo, per due motivi principalmente. Primo, perché la cura abbassa la carica virale, il numero di virus attivi nel sangue e nelle secrezioni, rendendo la persona asintomatica meno infettiva, meno capace di trasmettere la malattia. Secondo, perché la cura dilata i tempi allontanando il momento in cui la persona passerà a AIDS conclamato, avendo i sintomi. Anzi, con le cure attuali spesso si riesce a mantenere la persona asintomatica fino alla sua morte naturale per altre cause. Un'altra malattia che ci può essere utile per capire il funzionamento delle persone asintomatiche è l'epatite A. L'epatite A è una malattia che si trasmette tramite il circuito orofecale, ossia il virus viene espulso dalle feci di una persona infetta e ingerito dalla bocca del nuovo ospite. Mi mangio delle cozze contaminate, il virus mi entra dentro, mi ammalo. Quasi sempre il virus dell'epatite A non riesce ad essere così dannoso da dare sintomi percepiti. Anzi, spesso la persona non sa di essersi ammalata e se non si fanno, magari per altri motivi, accertamenti specifici come i parametri di funzionalità epatica, non si sa di essere ammalati e si guarisce senza esserne a conoscenza. Altre volte si ha un leggero ittero, una leggera colorazione giallastra della pelle che poi sparisce, ma in rari casi il virus evolve verso un'epatite fulminante, che può portare alla morte del paziente in pochi giorni. In altri rari casi il virus, benché non producendo nell'immediato sintomi visibili, causa dei danni che a lungo andare portano la persona a produrre una cirrosi epatica o un carcinoma del fegato. Stesso virus, risultati molto diversi tra loro, a dire che qualche volta anche situazioni asintomatiche possono portare a guai molto grossi. Altri esempi ce ne sarebbero tantissimi, sono per esempio il papilloma virus, responsabile del carcinoma del collo dell'utero e del pene, e l'Helicobacter pylori, responsabile del carcinoma dello stomaco. Anche qui ho dei virus nel corpo che possono anche non produrre sintomi, ma che nella stragrande maggioranza dei casi, nel corso degli anni, mi portano al cancro. Quindi, l'asintomatico è una persona ammalata, che può trasmettere la malattia e che in molti casi farebbe bene a curarsi per eradicare quanto prima possibile l'agente patogeno dal proprio corpo. Quindi, è identico a una persona ammalata, ma per fortuna, grazie al suo sistema immunitario, grazie a cause conosciute o sconosciute, non sviluppa i sintomi della malattia. Un saluto, amici della rete.